Dopo aver superato l'ostacolo Montesilvano, il Minerva può beneficiare di un nuovo appuntamento casalingo, ma stavolta l'impegno è più probante, almeno a giudicare dalla posizione di classifica dell'attuale sfidante del quintetto minervino. Al Pala Santa Filomena approda infatti la capolista Magnificat, che divide il primato in coabitazione con lo Sport Center Celano e che non vuole commettere passi falsi per non compromettere la propria posizione di classifica di assoluto prestigio. I gialloblu di mister Marianetti, consapevoli delle difficoltà che incontreranno al cospetto di un'avversaria di alto lignaggio, non vogliono tuttavia fasciarsi la testa prima del dovuto, anche per rinsaldare le legittime aspirazioni di approdo alla griglia playoff. Tante le assenze nel sodalizio minervino, a cominciare dagli squalificati Cornacchia e Di Nardo, ai quali si aggiungono l'infortunato Di Lorenzo e l'influenzato Ambrosini. Nelle fila avversarie si segnala l'assenza di mister Repetto, indisponibile per squalifica. Prima del fischio d'avvio, così come disposto dalla Federcalcio, si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la figura dell'ex presidente federale Carlo Tavecchio, recentemente scomparso. L'avvio della truppa ospite è deflagrante, con i padroni di casa che non riescono a prendere le adeguate contromisure e si ritrovano sotto con un doppio passivo da rincorrere sin dalle fasi embrionali della contesa. Dopo la doppia incursione di Capitan D'Ambrosio, nel primo caso sventata da Ricci e successivamente conclusa a fil di palo, arriva il vantaggio del Magnificat griffato da Comignani, che insiste nel duello con De Sanctis, lo disarciona e va poi a infilare Ricci con un tunnel beffardo che manda la sfera in fondo al sacco. L'estremo gialloblu deve soccombere anche all'affondo successivo del quintetto ospite, che va al raddoppio con Rocchigiani, il quale approfitta di un rimpallo favorevole che permette al suo compagno di squadra D'Ambrosio di metterlo nelle condizioni ideali per battere a rete da buona posizione. Il quintetto del presidente Dintino cerca di riordinare le idee e va in zona d'attacco, ma i tentativi di La Rovere e di Capitan Cicco Tosto non sortiscono gli effetti sperati, anche per merito di Criscuolo e compagni abili a chiudere gli spazi. Non è altrettanto vigile la squadra di casa, che al 17° si fa sorprendere da D'Ambrosio, abile ad eludere il contrasto di Speranza e ad andare poi alla conclusione con la sfera che si infila nel pertugio lasciato sguarnito da Ricci, infilato sul proprio palo. L'estremo minervino si riscatta successivamente sull'incursione di Alvarez Alvarez e sulla bordata dalla distanza di D'Ambrosio. L'ultimo acuto del primo atto spetta ai padroni di casa, che tuttavia non riescono a riemergere, visto che il tentativo di De Sanctis viene depotenziato dalla tempestiva uscita dai pali di Criscuolo. La capolista torna a dirigere le operazioni al riavvio dei giochi, con il gran siluro dalla distanza di Di Martino, bloccato senza difficoltà da Ricci. Subito dopo, al 21° minuto di gioco effettivo, la terna arbitrale ferma il gioco, così come da disposizione federale, per ricordare il numero del binario della stazione di Milano dal quale partirono i primi convogli per deportare gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. La gara riprende con un nuovo affondo ospite, ancora con Di Martino, che stavolta impegna Ricci, costretto ad intervenire con maggior reattività sulla conclusione in mischia del 5 ospite. Il Minerva non riesce ad avere grandi spazi per imbastire le proprie manovre offensive, ma riesce tuttavia ad arrivare dalle parti di Criscuolo, che deve intervenire per sventare il temibile diagonale di La Rovere e il successivo affondo dalla destra di Piccioni. Il quintetto di mister Di Brigida si rivede con il destro dalla distanza di Della Matrice, facile preda di Ricci. Sull'altro versante i minervini vanno vicinissimi alla segnatura, ma il palo si oppone al destro di prima intenzione di Pantalone, ben imbeccato da Capitan Cicco Tosto. Il numero 10 Teatino ci riprova poco dopo, ma stavolta ci pensa Criscuolo a disinnescare alla sua destra. Pantalone è di nuovo protagonista, ma stavolta ne avrebbe volentieri fatto a meno, visto che riceve il cartellino rosso per proteste e insieme a lui viene allontanato anche il dirigente di Boscio. Il quintetto di mister Marianetti, che riesce a limitare i danni nel periodo di inferiorità numerica, deve soccombere infine per la quarta volta a causa dell'arrembaggio conclusivo della truppa gialloblu, costretta inevitabilmente ad adottare la tattica del portiere di movimento, che in questo frangente va a favorire proprio il portiere avversario, che dalla metà campo fa partire una conclusione che si infila nella porta teatina, rimasta incustodita, certificando di fatto il successo della sua squadra, che conquista la vetta solitaria della classifica, approfittando del contemporaneo tonfo interno dello Sport Center Celano, piegato tra le mura domestiche dalla Sixta Futsal Ripa. Siamo a commentare questa sconfitta del Minerva con Lorenzo La Rovere. Una gara contro la prima della classe, ci può stare la sconfitta, poi concomitanti quattro pesanti assenze hanno fatto il resto.
Sì, sicuramente siamo stati svantaggiati da queste assenze, ma teoricamente dovremmo essere anche in grado di sopperire. Comunque siamo una rosa ampia e siamo una rosa di cui valore è uguale per tutti i giocatori. Di conseguenza potevamo sicuramente fare meglio anche oggi. In queste due gare avete raccolto 3 punti, 2 gare casalinghe, quindi si invita magari a guardare il bicchiere mezzo pieno. Sì, sicuramente, però vabbè, ogni partita noi abbiamo l'obiettivo dei 3 punti e ce la mettiamo tutta. Poi è normale che giochiamo sempre con degli avversari il sabato, di conseguenza non la decidiamo sempre noi ed è giusto che sia così e ci deve servire sempre come sprono, diciamo. Oggi i punti potevano servire per accreditarvi ulteriormente nei piani alti. A questo punto, diciamo, l'orbita playoff è un'utopia oppure ci credete ancora? Guardi, il nostro punto di forza deve essere appunto il fatto di cercare i 3 punti ogni sabato, cioè decidere noi le partite per noi stessi e non lasciarci in balia di squadre anche più attrezzate, ma che comunque con noi devono sempre combattere. Una rosa abbastanza ampia di squadre che possono ambire alla vittoria finale, tra queste sicuramente la capolista Magnificat, ma anche Atria e Sport Center. Tu chi hai visto meglio avendole affrontate tutte? Allora, a me piace un sacco l'Atri, una squadra molto giovane, tutti i giovani che hanno sono di grandissima qualità, se non mi sbaglio hanno fatto anche un paio di innesti nel mercato invernale. E il Magnificat, anche una squadra molto attrezzata, sono tutte persone che masticano palesemente il calcio a 5 molto bene. Ultima domanda, i cugini del Chieti possono partecipare anche loro a questo banchetto tra le prime? Assolutamente, non manca nulla per fare bene, l'importante secondo me è avere una tenuta mentale che ti permetta di giocarle tutte le partite e tutti i 40 minuti effettivi, diciamo. E siamo anche con il capitano Emanuele Ciccotosto, il tuo compagno di squadra alla Rovere non si appellava alle assenze perché dice noi siamo una rosa ampia, quindi non possiamo giustificare la sconfitta con le assenze, tu concordi? Sì, assolutamente sì, ci siamo impegnati, ci abbiamo provato fino alla fine, poi loro sono senza dubbio un'ottima squadra. Dispiace per aver perso così, vediamo di rifarci alla prossima. Questa sconfitta compromette le vostre, diciamo, chance playoff? Noi pensiamo partita dopo partita, questa oggi è andata male, quindi da martedì iniziamo subito a pensare alla prossima partita e poi a fine campionato vedremo il verdetto. Magnificat è una squadra che gioca molto la palla, tant'è vero che il primo tempo solitamente con il tempo effettivo dura oltre la mezz'ora, ci siamo fermati a 29-30 minuti scarsi. Sì, ripeto, sono un'ottima squadra, molti giocatori di livello, e un ottimo giro palla, quindi appunto dispiace aver perso così contro sicuramente un forte avversario. Niente, ci dispiace, ma vediamo di rifarci il prima possibile. Mister Repetto insieme a mister Di Brigida coadiuva lo staff tecnico di questa capolista Magnificat che è abituata ormai da anni ai piani alti. Quest'anno la Serie B è praticabile? Ma quest'anno è un campionato molto equilibrato, il presidente gliel'avevo detto fin dalla prima di campionato. E vedo tutte le squadre con, diciamo, almeno 4-5 elementi bravi più dei buoni rincalzi, quindi le partite vanno giocate tutte e lo dimostrano i risultati strani che sono accaduti anche a nostro sfavore nel girone d'andata e quindi bisogna giocare sempre al massimo. Un campionato che si giocherà forse sul filo di lana visto che ci sono diverse antagoniste valide? Sicuramente sì, diciamo che l'Atri e il Celano sono due ottime squadre, si sapeva, e poi si è inserito il Chieti con Fabiano Di Muzio, mio amico, mio ex compagno di squadra che sta facendo il primo anno allenatore molto bene, e i ragazzi hanno un'identità di gioco e si vede, e oltre ad avere dei ragazzi molto interessanti. Il Minerva che avete affrontato oggi, pur privo di assenze, però rimane sempre una squadra valida.
Il Minerva è una squadra valida che ha perso due giocatori, diciamo, rispetto al girone d'andata, non due giocatorini qualunque, ma due giocatori come Alex Di Pietro e Andrea Delloso, che sono giocatori forti per la categoria. E in più oggi avevano due squalificati, Francesco Cornacchia, che insomma è l'anima di questa squadra, e anche Simone Di Nardo, che a livello fisico come pivot è molto faticoso da marcare, perché sa coprire bene la palla e diventa difficile marcarlo.